siero dato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Oggi parleremo del finale di Giobbe alla luce del Vangelo che ha una caratteristica particolare. Allora io di Giobbe ne ho parlato in questo video che quindi chi vuole va a approfondire la tematica. Però Giova, a mio modesto parere, parlare... Delle prove che una persona, un cristiano nella sua vita subisce e il finale tante volte alla luce del Vangelo. Allora noi sappiamo che Giobbe, ricapitolo eh, velocemente i punti salienti: Giobbe, uomo retto davanti a Dio, viene provato da Satana e Satana chiede al Signore il permesso di provarlo, di tentarlo perché dice: Sì, è vero. Che lui ti benedice, che lui chiaramente è retto, perché tu lo proteggi. Lo hai benedetto in soldoni è ricco. però fammi provare a toccarlo. E lì ci sono le famose prove di Giobbe che viene colpito negli affetti che vogliono i figli, le figlie, viene colpito nel, nella salute e nel, diciamo così nel patrimonio. Poi Giobbe, ovviamente, dopo questo periodo di sofferenza. Non imputa a Dio nessuna colpa, anzi dice Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, sia benedetto Dio. E alla fine leggiamo che questo è molto importante. E adesso vi mostro il finale di Giobbe, che poi vedremo alla luce del Vangelo. Allora lo leggiamo assieme. Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i suoi amici, accrebbe anzi del doppio quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi conoscenti di prima, vennero a trovarlo e mangiarono pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono ognuno una piastra e un anello d'oro. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima ed egli possedette 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di boi e 1.000 asine. Ebbe anche sette figli e tre figlie. Ad una mise nome Colomba, la seconda Cassia, e la terza Fiala di Stibio. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe. e loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti di quattro generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Allora, Giobbe appartiene all'Antico Testamento, quindi quando ancora non è stato rivelato da Gesù Dio fatto si uomo, conviene rammentarlo poi quanto c'è nel Vangelo, quindi la destinazione del paradiso, eccetera. Di conseguenza, tutti quanti leggono Giobbe fanno riferimento alla parte anche finale, per cui Giobbe che ha superato queste atroci prove, quindi è emblema, ovviamente Giobbe a sofferenza. Alla fine abbiamo letto che cosa il Signore gli concede. Però, e qui c'è un però, ovviamente i figli che lui ha perso perché Satana glieli ha uccisi, non li ha riavuti in questo mondo, li avrà riavuti nell'altro, ovviamente. Quindi gli ha dato altri figli e altre figlie e altri beni, come abbiamo letto. Allora Giobbe è prefigura di Cristo perché il sofferente poi, colui che è stato provato, e sappiamo come, mediante la passione, per riscattare tutti noi, è stato Gesù Cristo. Provato quindi da Satana, che gli ha inzato contro il sommo sacerdote e i prelati del tempo e la folla, e l'hanno, come ben sapete, crocifisso, con, quindi morto. E poi risorto per cui risorto nella gloria e quindi alla destra del padre allora noi dobbiamo vedere i giobbe successivi alla luce del vangelo perché se questo andava bene configurato nell'antico testamento per cui già su questa terra e su questa terra lui è stato ristabilito è stato guarito e ha riavuto addirittura raddoppiato quanto aveva perso, vediamo che tutti noi veniamo provati perché leggiamo alcuni passi biblici che adesso vi mostro brevi e in Efesini dice prendete a tutti eh? perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove e non dice qualcuno tutti poi, in Giacomo, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Le prove che Davide affrontò lo prepararono per i futuri progressi, così il Signore tratta. Coloro che prepara la gloria. Non li mette subito in possesso del regno, ma li conduce adesso attraverso molte tribolazioni che rende in mezzo per prepararli adesso e il regno, adesso, ovviamente, alla luce del Vangelo è il regno eterno, è il paradiso. E concludo: ho citato alcuni, alcuni punti: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Quindi noi impariamo dalla sacra scrittura, sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento, che siamo soggetti a prove. Gesù è stato anche chiaro, ha detto, come hanno perseguitato me, perseguitano voi. E Gesù. ci sono diverse prove che dobbiamo ovviamente superare, diverse croci. Ovviamente sempre l'autore è sempre il perfido, è sempre colui che odia. È sempre che lui è sempre colui che odia Dio e odia tutta la creazione, in particolare l'uomo. Lo ha detto, basta ascoltarlo. Condividetelo questo video. condividetelo. Poi, se qualcuno eh, non crede, come ha detto padre Pio, a chi gli aveva detto: Io non credo all'inferno, padre Pio rispose: Ci crederai quando ci andrai? Non è un problema. Noi dobbiamo semplicemente testimoniare quello in cui crediamo, segnalare. Poi uno riflette, come ci sono state testimonianze, che hanno riflettuto e si sono convertiti guardando il video, interviste al demonio, altri che magari o non lo guardano e lo criticano senza guardarlo, oppure non si convincono, nessun problema. Siccome di là, nell'aldilà ci andremo tutti, come ho detto in altri video, questo è un punto cardine, belli e brutti, ricchi e poveri, ci andremo tutti prima o poi. Ecco, chi non crede... Al demonio ci finirà, verrà giù al caldo a condividere con me l'infelicità, ha detto il demonio. Il riferimento a un notissimo politico del tempo. Quindi, colui che odia, colui che detesta l'umanità, che se potesse ci ucciderebbe tutti nel momento in cui commettiamo i peccati più gravi, e portarci all'inferno assieme a lui a condividere la sua infelicità nelle fiamme dell'inferno, visione di Fatima, e comunque ho dedicato un video all'inferno: esiste che tutta una serie anche di prove al riguardo. Quindi, lui è colui che sempre vuole il nostro male perché la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Quindi, a causa sua, noi siamo perseguitati: i cristiani sono perseguitati perché, come, come Satana ha fomentato la folla contro Gesù Cristo, lo fa nei confronti dei discepoli. Quindi, le prove ci sono. Allora, veniamo dal finale Giobbe: vediamo il finale Giobbe alla luce del Vangelo. Cosa voglio dire? Voglio dire che mentre con Giobbe, Antico Testamento, e non c'era ancora, non è stato ancora rivelato nel paradiso, quindi da parte di Gesù Cristo, eccetera, gli è stato ristabilito su questa terra, avendo superato quelle prove, quanto ha perso può succedere, e ne ho parlato nell'apposito video eh, riguardo quindi a guarigione o salvezza eterna e insidia al demonio può succedere che superate certe prove, la persona su questo mondo non rimanga e il Signore non gli dia il doppio su questa terra, ma lo porti nel cielo, lo porti nel paradiso. Per cui il premio finale ai piccoli giobbe eh, su questo mondo, a certi o a tanti piccoli giobbe su questo mondo, potrebbe essere direttamente il paradiso che è ovviamente la migliore gratificazione, perché su questa terra siamo comunque soggetti poi a ulteriori insidie, a ulteriori tentativi, perché Satana non molla la presa fino alla fine dei nostri giorni, anzi, negli ultimi istanti, sfera di attacchi più, più eh, per lui efficaci, perché siamo in momenti di debolezza, di stanchezza, di età, qualche volta di malattie, eccetera, quindi sferra e cerca di conquistare ciò che durante la vita non è riuscito a conquistare, quindi sfere di attacchi finali. Quando si è nel paradiso c'è solo beatitudine, c'è solo felicità unitamente ai nostri familiari che sono nel paradiso e sono sempre anche vicino a noi e ci aiutano opportunamente invocati, ci aiutano in questa valle di lacrime, lo dice Salva Regina, eccetera, poi basta guardarci attorno, tutte queste preoccupazioni. Quindi... Attenzione che il finale di Giobbe alla luce del Vangelo può essere diverso da quello che noi immaginiamo avendo studiato, esaminato Giobbe, Antico Testamento, perché Gesù stesso ne nella riprova. Perché Gesù, che ha superato le afflizioni, le prove che gli sono state inflette, inflitte eh, durante la Passione, e quindi ha obbedito a Dio fino all'ultimo, quando dice tutto è compiuto. Muore, cioè non gli dà il regno su questa terra il Signore. Dio Padre non gli dà, cioè chiaramente scende dalla croce come avrebbero voluto gli Ebrei vedere e quindi diventa un novello Davide e conquista il mondo. Muore, risorge e va alla destra di Dio e diventa il Re dei Re, quindi ci dà l'indicazione che in certi casi. Può succedere che il premio per aver superato le prove sia addirittura il paradiso, direttamente anzi il paradiso, perché non è facile andare subito in paradiso, è molto probabile finire in purgatorio per un certo periodo che Dio ha stabilito per peccati lievi o comunque peccati per cui è facile passare un certo periodo di purificazione e come ripeto di sofferenza perché non si gioca a cartela, si soffre in vista poi di andare nella beatitudine eterna. Quindi chi supera certe prove, se Dio non gli dà beni, non lo ristabilisce su questo mondo, lo porta, se ha superato, ripeto, le prove, direttamente in paradiso. Quindi va meditato il passo di Giobbe alla luce del Vangelo. E quindi il finale di Giobbe potrebbe essere diverso da quello che noi invece conosciamo proprio in riferimento a Giobbe, Antico Testamento. Ecco, ci tenevo a puntualizzare questo perché altrimenti potrebbero nascere delle illusioni e delle persone che fino alla fine hanno resistito al demonio durante queste afflizioni, queste prove, e questo anche per i loro familiari, qui mi ricollego al, al video che ho citato prima, dove guarigione, salvezza eterna, insidia del demonio, e potrebbero trovarsi spiazzati a dire come abbiamo pregato, la persona è sempre stata brava, sempre stata religiosamente coerente con Dio, eccetera, e anziché ha superato queste prove, queste sofferenze, fritte anche dalla malattia, e anziché, perché Giove è quindi malato nel corpo, quindi va fatto riferimento anche a questo, malato nel corpo, anziché guarire... Muore, sì, però va in paradiso, e quindi il premio per lui è il paradiso, cioè la gioia, la felicità eterna. E da dove è sempre comunque vicino a noi? Questo è molto importante riflettere per evitare, diciamo, delusioni, confusioni e trovarsi magari in certe, in certe condizioni spiazzati. Alla prossima puntata.